si direbbe che tutto il mondo e soprattutto l'America fosse in attesa di un ordine nuovo. Raccomandate l'anima al vostro creatore, sono venuto ad annientarvi. Anche perché ne ho le palle piene. Ciao ragazzi, buonasera. Questa volta il video lo anticipiamo un po'. Ho fatto qualche giorno fa quello degli arrivi della settimana, ma oggi volevo comunque presentarvi delle novità che Coach Media è stato così gentile da omaggiarmi. Il pacco, eccolo qui. Niente, io l'ho già aperto per verificare il contenuto. Andiamo a vedere cosa mi è arrivato. Allora, imballato in maniera perfetta con la carta. E quindi cominciamo dal primo titolo. Alin. Vedete, c'è il bollino della copia omaggio, quindi lo andiamo ad aprire per vederlo meglio. Alin, la voce dell'amore. Questa è una nuova uscita appunto di Coach Media. Si presenta così in una Marai. Il film è di Valérie Le Mercier. Abbiamo qui il disco, qui la serigrafia molto carina. E niente, vi leggo un po' la trama. Alin ha il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy Claude l'ascolta per la prima volta, si prefigge in un unico scopo: fare di Alin la più grande cantante del mondo, sostenuta dalla sua famiglia, guidata dall'esperienza e poi dall'amore crescente di Guy Claude. Alin vivrà un destino straordinario. Contenuti extra, soltanto il trailer. È una produzione Canada-Francia, l'italiano in DTS Master Audio 5.1, è presente anche il francese e l'inglese. Poi vi farò sapere le impressioni sul film. Andiamo a vedere l'altro titolo. Allora, abbiamo L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K. Anche qui abbiamo il bollino, quindi andiamo ad aprire. Secondo. Questo è un titolo che veramente mi ha fatto piacere ricevere, anche gli altri ovviamente, però questo in particolare. Ovviamente anche questa ultima uscita. Vedete questa bella slipcase con questo bell'effetto metallico. James Stewart e John Wayne, il film di John Ford. Abbiamo la Marai all'interno. Versione 3 dischi. Abbiamo l'Ultra HD, poi il Blu-ray sempre con il film e abbiamo i contenuti speciali. Allora, praticamente il film addirittura è in Dolby Vision, quindi ha l'HDR. L'audio invece, vediamo un attimo, l'audio italiano. L'audio italiano è 2.0 Dolby Digital Mono. Il disco 2, quindi film in Blu-ray remastered più contenuti speciali. Disco 3, film in Blu-ray. Ah, il disco 3 è film in Blu-ray con la 2012 edition, quindi il vecchio Blu-ray. Come contenuti speciali abbiamo il focus del regista Leonard Martin sull'uomo che uccise Liberty Valance, commento del regista regista Peter Bogdanovich con registrazioni d'archivio di John Ford e James Stewart. Poi abbiamo il commento di scene selezionate con introduzione di Dan Ford, con registrazioni di archivio di John Ford, James Stewart e Lee Marvin. Poi abbiamo un altro extra che si chiama La grandezza delle leggende, L'anima del mito, e poi il trailer cinematografico. Davvero molto bella come edizione.
questa slip case. Adesso la potete trovare sia sul sito Fan Factory che su Amazon. Il costo non è, a dire il vero, contenuto, mi sa che aggira intorno ai 35 euro. L'edizione è molto bella, però. Andiamo a vedere l'altro arrivo. Anche questo ci tenevo particolarmente. Ennio, il film di Tornatore, film tra l'altro documentario di Tornatore sul maestro Ennio Morricone, uscito anche qualche tempo fa al cinema. E questa è l'edizione limited edition Blu-ray con booklet. Ovviamente abbiamo la slip. Davvero carino. All'interno abbiamo la Marai con questo artwork. Dietro abbiamo le note musicali. All'interno abbiamo il booklet che vi farò vedere con calma. Qui abbiamo il disco. Il booklet si presenta così. Bello, caduto. Booklet ovviamente tutto in italiano. Surplus delle edizioni Koch Media, quindi per quanto riguarda Midnight e questa edizione qui, appunto, che ci sono tutti i booklet in italiano. Cosa a me molto gradita, in quanto non capisco l'inglese, quindi non leggo l'inglese, lo capisco pochissimo. Quindi. E niente. La slip case, tra l'altro, la trovo pure di un cartonato abbastanza buono di qualità, quindi non la solita, qualche altra casa, non faccio il nome, ne usa molto più leggere. Però questa è davvero bella. Allora vi leggo anche qui un po', diciamo, dietro la trama che c'è scritto. È Ennio, il ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il compositore più popolare e profilico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, 2 volte premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Giuseppe Tornatore, grazie a testimonianze di artisti e registi come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, Italiani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Pat Metheny e tanti altri. Musiche celeberrime e immagini di film indimenticabili. Ennio è anche un'indagine volta a svelare ciò che Morricone si conosce poco, ciò che di Morricone si conosce poco, come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica, ma anche l'origine realistica di certe sue intuizioni musicali indissolubilmente connesse alla sua sconfinata cultura musicale e alla sua vocazione per una costante sperimentazione. Nei contenuti extra invece troviamo il trailer, intervista a Giuseppe Tornatore, il backstage e Ennio, la democrazia dei suoni. L'audio è un DTS Master Audio 5.1 in italiano e anche un 2.0 PCM, quindi non compresso. La durata è di 156 minuti. Questo ve lo consiglio, tra l'altro su Amazon, questo qui adesso lo trovate anche a 16 euro in offerta, 16,90 se non erro. Molto bello. Ed infine, altro titolo che mi ha incuriosito molto, è Titan. Questa è l'edizione con slip case. Andiamo a togliere anche qui il cellophane. Ovviamente seguiranno i miei foto unboxing, quindi, e anche qualche piccola impressione sui film una volta visionati. Ovviamente eccolo qui, artwork molto, scusatemi ragazzi ma un po' di voce bassa, artwork molto accattivante. All'interno si presenta così, tra l'altro è uscita una steelbook sul sito Fan Factory a 200 copie limitate, mi sa. Qui è il disco, abbiamo anche qui il booklet. Volevo togliere il disco per farvi vedere l'interno.
spero si veda bene. Niente, andiamo a vedere anche il booklet. Booklet molto sottile, ovviamente anche questo tutto in italiano, eh? Questo è un titolo che veramente mi ha incuriosito tanto. Poche pagine, saranno penso meno di una decina. Ora vi leggo un po' anche qui la trama, più o meno di cosa si parla. Film che non ho visto ovviamente. Quindi troviamo Alexia adora le automobili, sì da quando bambina in un incidente è partito Alexa. Che bello, il bello della quasi diretta, visto che io non amo fare tagli. Vabbè, niente, quindi Alexia adora le automobili sin da quando bambina in un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa, facendola rinascere gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo, l'essere umani. Titan è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo che attraverso l'immaginario tecno-rock pop New Pangender ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes, vincendo la Palma d'Oro. E niente, non ci resta altro che guardarlo, quindi vi consiglio l'acquisto se l'avete già visto, se no poi aspettate magari qualche impressione. Ma è davvero carina anche l'edizione, eh? La steelbook è molto bella. Niente, ho fatto questo piccolo video, tolgo un attimo questo cartone. Ah. Niente, ho fatto questo piccolissimo video per ringraziare Coach Media. Ovviamente farò i foto unboxing che dedicherò buono spazio e soprattutto darò qualche impressione sui film, perché sono tutti titoli molto molto interessanti. Ancora grazie Coach Media, io vi ringrazio anche a voi ragazzi per l'attenzione, mi raccomando sempre di iscrivervi al canale, mettere e attivare la campanella così vi arrivano le notifiche dei nuovi video. E che dirvi, ancora grazie, buona serata a tutti, ciao ciao ragazzi, ciao!